Un grande successo a Siderno per la prima serata del Immersi nel Blu Festival del Mare. La kermesse, che durerà 3 giorni, proseguirà questa sera e domani, ha registrato un grande successo di pubblico, partecipazione e anche apprezzamenti. Il quartiere Marinaro Sbarre, che sta rivivendo antica bellezza e che sviluppa promozione della ricchezza delle risorse marine con animazione e coinvolgimento delle persone del posto, veri e propri comitati di quartieri e semplici cittadini che ieri sera sono diventati protagonisti. La prima parte della serata si è sviluppata con il convegno alla presenza delle istituzioni. Tra gli altri c'erano il presidente di Fea Italia Mazza, il capo dell'ufficio circondariale marittimo, che comprende l'intera fascia ionica Regina, il tenente di vascello D'Arpino e il dirigente dell'area caccia e pesca dell'assessorato all'agricoltura e alla forestazione della regione Calabria, Bruno Zito. La qualità del nostro mare rispecchia pienamente quello che è la gestione del territorio, quindi sono strettamente correlate, quindi richiede questo un grande impegno in termini di qualità, di servizi, di lavoro sul territorio nel suo insieme. Avere un patrimonio come quello che ha Siderno in termini di qualità del mare, della bellezza del mare, deve essere comunque di stimolo a migliorare in termini qualitativi e continuare a crescere anche nell'ambito dell'offerta turistica. Sì, noi nei 70 km di costa, dove ha competenza l'ufficio circondariale marittimo di Roccella Ionica, stiamo già svolgendo dallo scorso mese l'operazione Mare Sicuro. Anche quest'anno controlliamo quotidianamente che il mare sia innanzitutto pulito, che non ci siano inquinamenti, soprattutto controlliamo la sicurezza dei bagnanti, continuamente controlliamo gli stabilimenti balneari, che ci sia rispetto delle ordinanze di sicurezza balneare, perché è fondamentale che tutti coloro che usufruiscono del mare siano messi in condizioni di poterlo fare nel rispetto di tutte le regole vigenti. La Calabria è circondata dal mare, ma la sua storia degli ultimi secoli, diciamo così, non è legata al mare. Ci siamo ritirati per paura delle invasioni turche, non siamo più scesi a mare se non alla fine 800, primi del 900. Ci troviamo in una cittadina della Ionica che ha una tradizione marinara rispettabile, risalente proprio ai primi del 900, e oggi siamo qui per rivitalizzarla, perché ci troviamo nel quartiere dei Marinai, un quartiere che è, diciamo così, sconosciuto se non valorizzato. E allora le iniziative come quelle di oggi, appoggiate anche dalla Regione Calabria, servono anche a riprendere una storia e a riavvicinarsi al mare in maniera consapevole, con il rispetto dovuto a questa importante risorsa. Amore per il mare e per le tradizioni religiose mariane è stato testimoniato dallo stesso vescovo di Locri Gerace, Monsignor Francesco Oliva. Beh, la linea di demarcazione tra il sacro e il profano è molto sottile, chiaramente. Noi possiamo rendere il sacro profano e possiamo rendere profano il sacro. Voglio dire, il modo in cui ci si pone di fronte a queste cose e sapere anche discernere bene ciò che appartiene ad una tradizione genuina e ciò che appartiene invece a qualcosa che non ha niente a che vedere con il sacro. Io dico, bisogna avere questa intelligenza che comunque ci aiuta ad apprezzare il bello e nel bello a riscoprire anche quella dimensione di soprannaturale che c'è in tutte le cose. D'altra parte, la realtà nella quale noi viviamo, nella quale noi siamo immersi, è una realtà che ci è stata donata e noi dobbiamo accettarla come dono da amare e tutelare. Naturale soddisfazione per il sindaco di Siderno, Maria Teresa Fragomeni, e per il direttore artistico di Immersi nel Blu, Ercole Macri. È un po' un onore questo progetto, perché è risultato vincitore praticamente ai primi posti di questo bando della Regione Calabria, proprio celebrato per le città bandiera blu. Siamo felicissimi, perché noi con l'occasione abbiamo voluto riqualificare quello che ho sempre detto è uno dei rioni più storici di Siderno. Forse accanto al centro storico si può affiancare questo rione Sbarre, era stato abbandonato ormai da anni, con questa bellissima piazza che è Piazza Tabarano, quindi abbiamo voluto abbellirla con dei murales che hanno fatto delle associazioni, i ragazzi anche del liceo artistico, abbiamo un po' riqualificato tutte quanta
tutta quanta insomma, la via, e quindi saranno 3 giorni di divertimento, di manifestazioni, di degustazioni, di musica, di convegni anche, e soprattutto collegati anche con il flag che ci ha scelto, il flag Ionio 2 che ci ha scelto per in occasione proprio di questa festa, perché bandiera blu, e questo per sollecitare ancora una volta al rispetto del nostro mare, il rapporto quindi che ha Siderno con il mare e l'importanza di mantenere il mare pulito, seguire le norme quindi ambientali e il rispetto dell'ambiente, perché purtroppo noi possiamo dire che veramente abbiamo aggredito il nostro ambiente. Non so se è una voglia di stare insieme post-Covid, ma io ho rivisto, specialmente nei più giovani, se tu guardi, una bella cosa, guarda, c'è una mattina nuova nella partecipazione della gente che vuole lasciare, vuole cambiare, vuole questa mattina nuova, vuole una speranza. I ragazzi sono migliori di noi, hanno fatto cose incredibili, le lasceranno al quartiere, cioè hanno voluto rafforzare la propria comunità, ancora prima delle loro famiglie. C'è la comunità di Siderno anche, perché poi le sbarre è un'appendice importante del centro sidernese, hanno voluto rafforzare questa comunità, un segnale di forza e di anima che non si vedeva da un sacco di tempo. Un intero quartiere colorato di blu, quello sbarre tradizionalmente legato al mare, dove botteghe ed enogastronomia l'hanno fatta da padroni, ma anche tanti ricordi e riflessioni su quello che era la vita marinara ad un tempo. Io sono cittadino del mondo, abito a Bergamo in Banda. Quindi lontano dal mare? Lontano, terribilmente. Però ama il mare, mi pare di capire. Ho vissuto 23 anni in Indonesia e 21 anni qua a Siderno. Verità, dimostrabile. Ti piace il mare? Tantissimo. Io andrò via da qui a ottobre. Tutti gli anni vengo a giugno, maggio, giugno, e vado via a ottobre, qui a Siderno. Tra le viuzze della Via Marina non è mancata l'animazione, ma quella originale, quella calabrese. Tra gli altri erano presenti Miku Corapi, che ha omaggiato il pubblico presente con i canti d'amore e di corteggiamento. Mi parto di lontane per mia apposta. Canto sotto la tua finestra, il nemo me la doni la risposta. Casi mi dici sin talume core festa.